Ciao, benvenuti a tutti. Siamo al Palazzo della Cultura a Massafra per il laboratorio dal basso Zero Waste Strategies for Puglia Region, strategie rifiuti zero per la regione Puglia. Il corso è promosso da Mediterranea Consumo in collaborazione con alcune associazioni del territorio, il Serraglio, Terra, Opuntia Lab, poi abbiamo Conetica, Dendre Gelao, The Factory Urban Lab di Palagiano. Molti soggetti adesso sono collegati anche in streaming con noi, altri si aggiungeranno ai prossimi moduli di corso formativo e siamo qui anche con Flavia Giordano, responsabile dei laboratori dal basso, linea laboratori della regione Puglia. Comunque ci fa piacere che sia qui con noi. Due parole per dare un inquadramento a questo corso. La nostra associazione si occupa da qualche anno del consumo critico nel territorio tarantino, in generale nel territorio pugliese, anche in ragione delle numerose problematiche del territorio tarantino legate all'inquinamento, e quindi la nostra idea è quella di portare proposte positive sul territorio. E in questo senso ci siamo molto avvicinati alla strategia Rifiuti Zero, che abbiamo approfondito, e abbiamo cercato spesso di portare qua dei riferimenti della rete italiana, e oggi abbiamo con noi il docente Enzo Favoino, che fa parte di Zero Waste Europe, quindi della rete europea, ed è un nome molto importante, fa parte anche del centro di ricerca Rifiuti Zero, nonché ovviamente di supporto della rete italiana di Zero Waste. Enzo è un appassionato entusiasta dei temi che ci illustrerà nella giornata per far presente quali sono i 10 passi della strategia Rifiuti Zero e quali sono le opportunità legate allo startup di impresa rispetto alla strategia Rifiuti Zero. Perché il percorso formativo che noi faremo si compone essenzialmente di 3 moduli ed è finalizzato alla fine, attraverso alcuni workshop di progettazione partecipata, a mettere su un gruppo di persone che vogliano veramente impegnarsi per ideare, anche assieme a imprenditori, makers, nuove idee che possano essere veramente implementate. Tra l'altro ci troviamo agli inizi della nuova programmazione di fondi europei regionali e ci sono grosse opportunità anche per favorire, diciamo, la creazione di imprese giovanili nel settore. Tutti i seminari sono aperti al pubblico, il corso è destinato prevalentemente a soggetti tra i 18 e i 35 anni, però i seminari e i moduli sono aperti al pubblico. Nella seconda parte, nella settimana prossima, avremo degli incontri per approfondire la stampa 3D, che rappresenta una rivoluzione rispetto al discorso di produzione e di consumo, proprio perché porta nelle mani di chi detiene la capacità e le competenze per poter apprendere le modalità di stampa 3D la possibilità di autoprodurre degli oggetti, e in più questi esperti sono stati in grado di realizzare delle stampanti 3D in modalità di autorecupero di materiali di altre stampanti. E si tratta di modelli che sicuramente vanno diffusi perché aggiungono un elemento di innovazione forte. Alla fine avremo un design thinking social workshop con 2 docenti, ovvero un workshop aperto che, attraverso un metodo innovativo che è stato sperimentato nella Silicon Valley, a Berlino, Singapore, eccetera, ha come obiettivo quello di definire quali sono i bisogni del territorio in termini, in questo caso, di necessità di ideare imprese green per riconvertire il territorio tarantino, e quindi cercare insieme al gruppo di lavoro di ideare delle attività e sviluppare un prototipo di impresa. Adesso passo la parola a Flavia Giordano. Buon pomeriggio, sono Flavia Giordano e rappresento l'ARTI Regione Puglia, Laboratori dal Basso. Chiacchierando prima dell'inizio della lezione con alcuni di voi, ho chiesto: ma questo è il vostro primo laboratorio dal basso?
Mi sono sentita rispondere sì, quindi perdonatemi per chi conosce già l'iniziativa, vorrei raccontare un po' che cos'è un laboratorio dal basso e perché anche l'abbiamo chiamato così. Laboratori dal basso si chiama così perché appunto è un programma sperimentale della Regione Puglia che sovverte il paradigma della formazione, la formazione intesa classicamente, laddove c'è un ente esterno che può essere un ente di formazione oppure un'università che decide in alcuni casi a tavolino un corso, decide i docenti, quindi decide tematiche, decide i docenti e poi promuove sul mercato questo corso. Con Laboratori dal Basso abbiamo invece rovesciato questo paradigma partendo comunque da una riflessione. Il target di Laboratori dal Basso, i proponenti di Laboratori dal Basso sono prevalentemente associazioni e microimprese giovanili, quindi chi applica, chi manda una candidatura per un laboratorio dal basso sono fondamentalmente degli imprenditori. Imprenditori che sono in un momento particolare della loro storia imprenditoriale, lo chiameremo momento A. In questo momento A, con il bando Laboratori dal Basso, che cosa noi facciamo? Chiediamo a questi imprenditori: qual è il vostro passo successivo? Dov'è il vostro punto B? E che cosa vi manca dal punto di vista della formazione per coprire quello spazio che da A vi porta a B? Formazione specifica, competenze specifiche. Quindi gli imprenditori del punto A, sulla base dell'analisi del proprio fabbisogno formativo, decidono di delineare, progettare un corso sulla base delle proprie esigenze. Quindi decidono le tematiche, ma soprattutto decidono i professori, decidono i formatori, che molto spesso non sono docenti, ma in moltissimi casi sono professionisti anche tecnici o altri imprenditori più grandi che magari ti spiegano il loro percorso condividendo la propria esperienza. Quindi un laboratorio dal basso nasce da questa consapevolezza di un gruppo di imprenditori che si mette insieme e decide tematiche, decide docenti e quindi organizza questo corso. E cosa facciamo noi per supportare questi giovani imprenditori a diventare più bravi e raggiungere quel punto B? Gli compriamo, tra virgolette, consentimi il termine Enzo, gli compriamo i docenti e li portiamo sul territorio, perché in molti casi con Laboratori dal Basso, siamo ormai al terzo anno di attività, i docenti che portiamo sul territorio appunto vengono da fuori, vengono dal resto dell'Italia oppure addirittura da fuori, dall'Europa. Abbiamo avuto docenti veramente da tutto il mondo. E quindi questo è un po' lo schema di Laboratori dal Basso. In più, un Laboratorio dal Basso è un evento, come diceva Lucia, un evento aperto a cui tutti possono partecipare, perché noi pensiamo che con Laboratori dal Basso abbiamo un obiettivo, quello di crescere anche la cultura imprenditoriale in Puglia, e quindi vogliamo che questi corsi siano liberi e fruibili da tutti. Che cosa abbiamo fatto per renderli ancora più fruibili? Abbiamo anche deciso che non solo fossero aperti a tutti, ma che fossero anche fruibili da chi non è in loco. E per questo uno dei punti su cui abbiamo insistito con Laboratori dal Basso è appunto lo streaming. Noi adesso stiamo andando in diretta sul canale laboratoridalbasso.it in maniera tale che anche chi non può venire a Massafra, voi sapete che la Puglia è una delle regioni più lunghe d'Italia con 400 km di costa, può rimanere tranquillamente a casa e seguire la lezione di oggi pomeriggio. Abbiamo fatto ancora di più.
Una volta registrate queste lezioni, le abbiamo messe a disposizione della comunità. Quindi se voi andate sul sito www.laboratoridalbasso.it, di 178 iniziative realizzate sui temi più disparati, dall'agricoltura alla stampa 3D ai new media, in molti casi troverete online sia le lezioni, quindi sia il registrato, sia in molti casi anche le dispense. Quindi abbiamo creato quella che di fatto è una biblioteca virtuale di formazione imprenditoriale e di imprenditoria innovativa, questo è un altro aspetto che vorrei sottolineare, che potrete trovare gratuitamente su Laboratori dal Basso. Quindi se volete andare un po' a guardare che cosa abbiamo fatto lungo questi 3 anni, l'indirizzo è www.laboratoridalbasso.it, potrete impostare dei filtri di ricerca. Adesso stiamo lavorando ad un nuovo filtro di ricerca, non solo per tematica e per nome di laboratorio, ma anche per docente. Quindi stiamo lavorando affinché ad ogni docente siano allegati dei contenuti multimediali, quindi potrete fare anche una ricerca, la rilasceremo questa funzionalità sul sito fra qualche giorno, potrete fare appunto una ricerca per Enzo Favoino, oppure una ricerca sul tema del zero spreco. Quindi è un'altra maniera di fruire orizzontalmente questa piattaforma. Noi siamo su laboratoridalbasso.it, abbiamo anche una pagina Facebook, Laboratori dal Basso, e se siete dei twittatori, da qualche giorno siamo anche su Twitter con il nickname Lab dal Basso. Quindi se fate foto o se vi va di cinguettare, noi siamo anche sui social. Vi lascio alla vostra lezione, buon lavoro. Grazie Flavia, e mi piace ricordare che abbiamo iniziato un percorso a rilento, ma con Flavia dal 2012, a fine 2012 ci siamo conosciute, loro hanno preso parte ed erano proprio gli inizi di questo percorso che ha avuto grande successo per presentare qui a Massafra a fine 2012 questo progetto della regione che sta avendo tanto successo, questa linea di finanziamento con l'Arti Puglia e Bollenti Spiriti, che speriamo prosegua perché sicuramente ci porta docenti, lezioni, testimonianze, persone molto importanti per la nostra formazione. Adesso io lascio la parola al nostro docente della giornata, che ripetiamo Enzo Favoino, della rete Zero Waste Europe, e proseguiremo insomma la lezione fino alle ore 19. Perfetto, beh, grazie agli organizzatori, un grazie a voi che siete voluti intervenire di persona e un saluto a quelli che ci stanno seguendo in streaming. Penso di dovermi presentare un attimino anch'io, vedo già tanti amici che già mi conoscono, ma proprio qualche annotazione di sintesi. A parte che un'ottima presentazione l'ha già fatta Lucia Lazzaro, dicendo è una persona che si appassiona, è una delle più belle definizioni, la inserirò nel mio curriculum di sicuro questa cosa. Però vi accorgerete che in fin dei conti oggi ci siamo trovati a parlare di un tema per il quale è più difficile non appassionarsi piuttosto che farlo. Perché sul tema rifiuti zero sta facendo da catalizzatore di tante emozioni e passioni, e c'è tanta gente che si riconosce attorno a questo tema centrale. E vedrete che sarà bellissimo intraprendere un percorso comune per chi ancora non l'ha cominciato e magari lo comincerà oggi con noi. Io opero da 25 anni, quindi da quando avevo più o meno 5 anni, perché potete fare la somma e vedete quanti anni ho adesso. Opero da 25 anni alla Scuola Agraria del Parco di Monza, che è un ente morale, una fondazione, un ente privato ma di diritto pubblico, siamo sostanzialmente un centro di ricerca e da sempre lavoriamo, siamo quelli che hanno portato l'innovazione in Italia sulla raccolta differenziata, il compostaggio, il porta a porta, siamo sempre stati tra quelli che hanno cercato di far evolvere il sistema. Recentemente abbiamo incrociato il nostro percorso con quello che era il maggiore fattore di innovazione nei tempi più recenti, che è appunto la strategia rifiuti zero. E oggi siamo qua a condividere con voi i motivi per cui questo sta determinando l'ulteriore avanzamento del sistema o il disincagliamento del sistema in quelle zone che fino ad adesso sono state un po' impigrite, no? Impaludate in tassi di raccolta differenziata bassi e in disattenzione complessiva al tema della buona gestione degli scarti, che lo anticipo subito, ma sarà una degli assi, delle spine dorsali della mia presentazione. Non è più soltanto
e forse neanche in prevalenza un tema di rilevanza ambientale, ma è diventato un tema potentissimo dal punto di vista economico ed occupazionale. E avremo modo di argomentare tutte queste cose. Sì, sono coordinatore scientifico di Zero Waste Europe. Io pensavo che fosse il riconoscimento a 25 anni di carriera, di onorata carriera. Invece ho capito che avevano bisogno di un uomo di fatica. Per cui l'altro giorno mi hanno detto, ah, c'è una cosa da fare a Massafra, vai tu. Però vedo che ne valeva la pena, no? Avendo visto Massafra ho visto che ne valeva la pena. D'accordo, intanto guardate il titolo della mia presentazione e ci sono dentro i due avverbi che già ci accendono una spia, no? Localmente e globalmente, cioè la visione globale e l'implementazione pratica locale dei sistemi, siamo in pieno ambito global, pensare globalmente e agire localmente. E vedremo un attimino quindi quelli che sono i presupposti strategici e le motivazioni della strategia rifiuti zero, quelli che sono i concetti ispiratori, ma anche quella che è la traduzione pratica e i relativi risultati che sono conseguibili. E per fare questo excursus, vale la pena intanto di condividere con voi qualche considerazione. Qua ci togliamo qualche soddisfazione e qualche sassolino dalla scarpa. Perché è chiaro che parlando di rifiuti zero è facilissimo attirare il sospetto o l'accusa di essere velleitari, no? No, rifiuti zero non esiste. So che recentemente c'è stato anche qualche dibattito con esponenti istituzionali dell'amministrazione regionale, ma lo dico con il rispetto, il garbo istituzionale, la deferenza che va portata verso chi ha un mandato elettorale, comunque, probabilmente non hanno capito bene che cos'è rifiuti zero. Allora vediamo un attimino di definire che cos'è rifiuti zero. Ma lo definisco con una carrellata storica. Anzitutto per vedere già quanti tabù siamo riusciti ad abbattere. Perché quando io ho cominciato a promuovere il porta a porta, la prima esperienza codificata di raccolta differenziata intensiva secondo i concetti del porta a porta, quello che con le sue diverse declinazioni è adesso implementato in varie parti del territorio nazionale, ormai la maggioranza del territorio nazionale, qua in Puglia in diverse aree, in altre ancora c'è da lavorare, ma anche all'estero abbiamo cominciato ad esportare questo modello fa riferimento a una prima esperienza codificata che era quella di Bellusco, comune della zona del nord-est Milano, 1993. Tra l'altro, coincidenza interessante, nello stesso anno la regione Lombardia fu la prima regione che adottò una legge regionale che prevedeva degli obiettivi numerici di raccolta differenziata. Magari qualcuno di voi lo sa già, e la faccio la domanda comunque. Voi avete idea di quello che fosse l'obiettivo di raccolta differenziata della regione Lombardia nel 1993? Provate, esprimetevi, provate a indovinare. Com'è? 30%, cioè qualcuno ha detto 5%, qualcun altro ha detto il 30%, no? Però vi rendete conto, state tutti puntando su numeri piccoli e che ad oggi sembrano ridicoli alla luce di quelli che sono gli obiettivi che ci vengono dati dalle direttive europee che esamineremo e dalle leggi nazionali che parimenti esamineremo. Ad oggi si parla del 65% di obiettivo di raccolta differenziata a livello nazionale e a livello europeo abbiamo una direttiva che ci impone il 50% di recupero materia al netto degli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio, ma ci torneremo. L'obiettivo stabilito nel 93 dalla regione Lombardia era il 25%. Perché lo dico? Lo dico con un misto di tenerezza e di soddisfazione, perché all'epoca quel 25% sembrava parimenti velleitario. Cioè, provate a immaginarvi, inizio anni 90, in cui i modelli di raccolta differenziata erano quelli di qualche campana per il vetro sul territorio, se andava l'Italia tradizionalmente, storicamente, è stata riciclatrice di vetro, perché siamo poveri di materie prime, quindi riciclavamo il vetro. In qualche situazione qualche campana per la plastica e per la carta, o cassonetti piuttosto che campane per la plastica e per la carta, ma nelle esperienze più avanzate si era attorno al 15-20% di raccolta differenziata. Lo stesso anno noi introduciamo il porta a porta a Bellusco, con la separazione secco-umido, quindi con l'attenzione anche alla separazione della frazione organica compostabile, che è la vera e propria molla per fare il grande balzo, e dimostriamo che altro che 25%, altro che 50%, arriviamo da subito con un sistema ancora perfezionabile al 65%. Ho appena detto ancora perfezionabile, perché di là, a poco tempo, in un comune accanto, Carnate, introduciamo il sacco trasparente per la raccolta del rifiuto residuo, e voi intuite qual è il messaggio, no, che viene transitato, cioè vogliamo che tutto quello che è riciclabile e compostabile finisca
nei flussi separati e non nel rifiuto residuo. E semplicemente questo determina un aumento di circa un altro 10% di raccolta differenziata. Poi introduciamo i sistemi di tariffazione puntuale, quindi l'incentivazione economica, oltre che l'obbligo regolamentare. E con questo, ad esempio, Torre Boldone è un caso, col sacco prepagato, i comuni dei Navigli sono state un'altra delle esperienze pioniere, lì lo facevano con i tag, il lettore ottico e quant'altro, fatto sta che arriviamo a oltre l'80% di raccolta differenziata. Intanto nel 2002 Lecco diventa la prima provincia che supera il 50% come media provinciale di raccolta differenziata. Casomai, fatemi un promemoria, perché di cose da dirvi ne ho tante, fatemi un promemoria sulla provincia di Lecco, perché Lecco, che è stata la prima provincia a superare il 50%, sostanzialmente lì si è fermata e dopo vi dirò perché. Ad oggi le comunità rifiuti zero, che continuano a riprogettare il sistema nell'ottica del miglioramento progressivo, quindi con questa enfasi continua su riduzione, raccolta differenziata, riciclo, riprogettazione del sistema, arrivano a volte attorno e oltre il 90% di raccolta differenziata. Per cui vi rendete conto che se si dice rifiuti zero è velleitario, e io vedo il percorso che ci siamo lasciati alle spalle, è molto più lunga la strada che abbiamo fatto che quella che rimane, no? Ma soprattutto se ragioniamo in termini sistemici, vale quello che viene nella prossima slide, scusate. Cioè che rifiuti zero, più che la destinazione finale, che è importante, e il viaggio continua per arrivarci, rifiuti zero è un metodo di lavoro per non arrendersi mai all'idea che ci sia una parte dei nostri scarti che non sia né riducibile, né riutilizzabile, né riciclabile, né compostabile. Se esiste una parte dei nostri scarti che non soddisfa neanche una di queste condizioni, allora è un errore di progettazione e quindi deve essere riprogettato per farlo diventare riutilizzabile, compostabile, riciclabile o riducibile. E guardate che qua sta la potenza del concetto rifiuti zero, cioè è un metodo che ispira una direzione e spinge a lavorare in quella direzione. In questo senso, consentitemi di condividere con voi questa storiella, no? Lo scrittore Galeano, che narra, no, dell'apprendista e il saggio, l'apprendista che chiede al saggio: maestro, che cos'è l'utopia? E il saggio gli dice: beh, l'utopia è quella cosa che sta 10 passi avanti a te, allora tu ti sposti per raggiungerla, ma lei intanto si è spostata, allora tu ti sposti un altro po' per raggiungerla, ma lei intanto è andata avanti altri 10 passi, allora tu ti muovi per raggiungerla, ma lei intanto è andata ancora avanti. No, maestro, ho capito che cos'è l'utopia, ma allora che cosa serve se non la raggiungo mai? Serve a farti camminare. Serve a farti camminare. Rifiuti zero serve a farti andare nella direzione giusta. Nella direzione giusta. Se è arrivato al 60% o al 70% di raccolta differenziata, benissimo, per una sera si festeggia. La mattina dopo, tutti di nuovo a rimboccarsi le maniche per vedere come arrivare all'80. E quando si è all'80, è lì che comincia il bello. Perché mi devo fermare all'80? Cerco di arrivare al 90%. Vedremo fra poco, parleremo dei nostri distretti rifiuti zero campione a livello internazionale, li abbiamo in Italia le migliori esperienze, sia in termini quantitativi che qualitativi, che essendo arrivati a minimizzare il rifiuto residuo a 50 kg abitante anno, hanno l'impegno di ridurlo ulteriormente dell'80% nei prossimi 10 anni. L'80% di 50 kg vuol dire ridurre di altri 40 kg, cioè arrivare entro il 2023 a 10 kg abitante anno di rifiuto residuo. E vi assicuro che ci riusciranno, così come adesso non hanno mai fallito un obiettivo e le relative scadenze. Peraltro, vale la pena di sapere, l'Italia, questo è un paese incredibile, è magnifico nella gloria e nella tristezza. Anche in questo caso, come in tanti casi della vita sociale, l'Italia è un campionario del meglio e del peggio che c'è. Voi vi potete immaginare questo poveraccio che vi trovate di fronte, che va in giro a rappresentare Zero Waste Europe. E io dico sempre: guardate, sono qua a rappresentare Zero Waste Europe. E loro mi fanno le domande: ma Napoli, ma dici di Napoli? Lo so, c'è Napoli. Anzi, noi usiamo Napoli proprio per dire: guardate che cosa succede se non vengono gestiti bene i materiali post-consumo, no? Per cui l'Italia è un campionario incredibile del meglio e del peggio. Ad oggi però l'Italia è il paese guida a livello mondiale delle strategie rifiuti zero. Un paese di 60 milioni di abitanti ha già 220 comuni circa, lì era già aggiornato, sì, 220 comuni che hanno adottato la strategia rifiuti zero. Per fare un paragone, negli Stati Uniti, paese di 300 milioni di abitanti, sono 60 le comunità che hanno adottato la strategia rifiuti zero.
in Europa siamo stati i primi ad introdurla, il caso di Capannori, di cui parleremo fra poco. Quali sono i motivi di questo successo? Beh, anzitutto una panoramica a volo d'uccello, siccome sono qua a rappresentare anche Zero Waste Europe, per dire le grandi roccaforti della strategia rifiuti zero allo stato attuale in Europa sono l'Italia con 220 comunità, il Regno Unito dove c'è un interesse storico, il Regno Unito forse è stata la prima area dove culturalmente si è cominciato a parlare di rifiuti zero. E la Spagna anche, Catalogna e Paesi Baschi sono due strongholds, roccaforti del concetto rifiuti zero, sono conseguenti nella programmazione intesa a rifiuti zero e nella relativa implementazione pratica di questi sistemi. E tra l'altro sia Regno Unito che Spagna hanno mutuato fortemente, diffusamente, i nostri modelli operativi per la raccolta differenziata, tant'è vero che il modello ottimizzato di raccolta differenziata che è stato introdotto in Inghilterra progressivamente, sostituendo i modelli centroeuropei che erano preesistenti, si chiama Bespoke Food Waste Collection, raccolta dedicata dello scarto di cucina, oppure lo chiamano The Italian Job. È l'unica volta che io godo nel farmi dare del mafioso, no? The Italian Job, lo chiamo The Italian Job. Quali sono i motivi di questo successo? Uno l'abbiamo già citato, le crisi rifiuti, non solo Napoli, non solo Napoli. A Napoli, nel novembre del 2010 o 2011, al culmine del problema delle criticità, era stato quando il governo nazionale aveva detto l'emergenza è risolta. Io stavo accompagnando la delegazione della Commissione europea a Napoli perché mi volevano che facessi da facilitatore tecnico, no? Per fare le spiegazioni, far capire le questioni. E la Commissione europea disse no, a noi non sembra risolta, 3 anni fa siamo venuti, c'erano i sacchi per strada, torniamo oggi, ci sono ancora i sacchi per strada, non ci sembra che l'emergenza sia risolta. Ma nel momento più critico a Napoli c'erano 3.000 tonnellate di spazzatura in strada. A Milano nel dicembre del 1995 c'erano 20.000 tonnellate di spazzatura in strada alla chiusura della discarica di Cerro Maggiore. Anche a Milano come a Napoli cos'era? Era la crisi di un vecchio sistema che non reggeva più. Poi a Milano magari erano accatastati con un po' più di ordine, no? Rispetto a Napoli, perché con gusto absburgico a Milano, no? c'è più tradizione, ma erano comunque 20.000 tonnellate di spazzatura in strada. Altri motivi di successo. Chi conosce questo soggetto, molti di voi lo conoscono, eh? Sapete chi è Rossano Ercolini? Rossano Ercolini, oltre che presidente di Zero Waste Europe, è stata la persona che ha lanciato la strategia in Italia e in Europa. E questa è una bellissima storia personale. Rossano, insegnante di scuola elementare, che viene a sapere che dovevano costruire un gassificatore per gli scarti delle cartiere, c'è il polo cartario più grande d'Europa tra Lucca e Capannori, eh? Cioè tutte le grandi cartiere, la Lucart, Regini, Rotoloni Regina, eccetera, 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 cioè dobbiamo fare il gassificatore per il palper da cartiera, 160.000 tonnellate. E Rossano Ercolini, che da insegnante elementare doveva insegnare i principi di educazione sanitaria, diceva, ma scusate, io tutti i giorni devo dire ai bambini, lavatevi le mani prima di mangiare, ma sarà anche il caso che io mi interroghi su che cosa succede se c'è un inceneritore da 160.000 tonnellate? Ho detto inceneritore, so che sto parlando di corda in casa dell'impiccato, ma lo faccio volentieri, è questa cosa. Poi ne parliamo anche delle alternative ovviamente all'incenerimento, perché queste sono consustanziate alle strategie rifiuti zero. Bene, Rossano Ercolini, per questa bellissima esperienza personale, cioè lui ha dedicato la sua vita a questa cosa, nel 2007 ha fatto di Capannori il primo comune a rifiuti zero in tutta Europa, la cosa ha generato quell'effetto, quella reazione a catena che a noi piace tantissimo, nel 2013 è stato insignito del premio Goldman, che è considerato il premio Nobel per l'attivismo ambientale. Un riconoscimento importantissimo. È stato anche alla Casa Bianca, ha incontrato Obama, è andato a vedere se nel cestino della carta stava separando bene la carta, ha detto sì, Mr. Obama, tutto a posto, perfetto. Ho visto della plastica assieme alla carta, mi raccomando, è la prossima volta. Bene. E parlando di persone importanti, noi siamo piccoli, parlando di persone importanti, giusto per farvi capire dove siamo, perché vi rendete conto di questa potenza di provocazione, ma provocazione lo uso in positivo, no? Cioè di provocare un cambiamento che insita nel concetto rifiuti zero. Ma Gandhi diceva, quando tu proponi qualcosa di innovativo e vuoi rompere le barriere culturali che fanno sembrare impossibile una cosa, all'inizio ti ignorano, dicono, tranquilli, fuoco di paglia, poi ridono di te, no?
Dicono, ci sono, vabbè, ma su quattro accalappi a cani. Poi cominciano a combatterti perché si preoccupano e alla fine vinci. In questo momento, se devo collocare la strategia rifiuti zero in questa scala temporale, siamo tra il combattere e il vincere. In certe zone stiamo combattendo, in altre zone abbiamo vinto. Ma è chiaro che secondo noi la vittoria finale è quando c'è un approccio globale a rifiuti zero, no? In una società planetaria che non spreca niente, non spreca niente. E vedremo quali sono anche i motivi etici e geopolitici, non uso il termine a sproposito, che stanno dietro rifiuti zero. Volete qualche dimostrazione dello sdoganamento istituzionale di rifiuti zero? Bene, qua siamo all'Europarlamento, marzo 2013. Quella persona lì che sta in prima fila, secondo da destra, con quella cravatta che evidentemente in Slovenia vanno di moda, quelle cravatte, è Potocnik, l'ex commissario europeo all'ambiente. Potocnik venne lì, eravamo lì per la presentazione del network europeo Zero Waste Europe, pensavamo venisse 10 minuti a fare un saluto, due chiacchiere di circostanza, è stato con noi tutta la giornata. Bellissimo segnale. Ma ancora più bello è stato vedere qualche giorno dopo sul suo profilo Twitter questo post, no? Aveva scritto questa cosa: la buona gestione dei rifiuti ha bisogno di buona volontà e di buona organizzazione. Rifiuti zero è assolutamente possibile. E questo è stato il riconoscimento istituzionale più importante di tutti, perché c'è, cioè, la persona di riferimento a livello europeo che parla di rifiuti zero, no? Poi, ovviamente, quando un termine diventa così popolare, ci sono contaminazioni in tutti i sensi, sia quelle positive sia quelle critiche. E quindi noi adesso stiamo facendo anche i cani da guardia che quando parlano di rifiuti zero intendano davvero quello che è rifiuti zero, no? Cioè, ci sia dentro tutto e solo quello che fa parte di una strategia rifiuti zero, come lo vedremo fra poco. Ma peraltro, il pacchetto europeo sull'economia circolare, che a breve citeremo, è sottotitolato Un programma rifiuti zero per l'Europa. Cioè, è un pacchetto che si propone la revisione di tutte le direttive più importanti, nell'ottica della massimizzazione dell'efficienza dell'uso delle risorse e della minimizzazione dello spreco. C'è un'altra cosa che vale la pena che condividiamo, perché forse la cosa che ha attirato l'accusa di velleità verso il concetto zero waste o rifiuti zero è stata la traduzione di zero waste con un sostantivo e non con un verbo. Cioè, appunto, rifiuti zero. In realtà sarebbe waste in inglese, può essere sia il verbo che il sostantivo, e sarebbe meglio dire sprecare niente, no? Senza spreco. Nel senso che, date le condizioni di contesto, date le caratteristiche del sistema di approvvigionamento e di produzione, di approvvigionamento di materie prime e di produzione industriale e quant'altro, noi vogliamo massimizzare l'efficienza delle risorse e dove ci sono delle aree di inefficienza, portarle allo scoperto, segnalarle alla responsabilità industriale perché si prenda la responsabilità di quella cosa e riesca ad acquisire nuove aree di efficienza, minimizzando ulteriormente lo spreco. Quindi la minimizzazione dello spreco di volta in volta nelle condizioni date, al contempo cercando di fare in modo che queste condizioni evolvano sempre nell'ottica della minimizzazione ulteriore dello spreco. Bene, abbiamo già fatto riferimento alle direttive europee. Io penso che voi sappiate che le direttive europee sono importantissime per chi opera nel settore ambientale, perché la normativa ambientale nei 28 paesi dell'Unione Europea è in gran parte materia derivata, cioè deriva dall'enforcement, dall'implementazione a livello nazionale di quello che dicono le direttive europee. Meno male che è così, perché altrimenti noi saremmo soggetti alla continua alea della congiuntura politica, no? Quindi con messaggi distonici ogni legislatura e quant'altro. Ci sono lo stesso questi messaggi distonici. Ad esempio, l'articolo 35 dello Sblocca Italia, che sapete che cos'è l'articolo 35? Quello che dice si possono usare gli inceneritori di tutta Italia per il rifiuto di tutta Italia. E quindi ci sarà qualche camion con targhe di altre regioni, anche qua a Massafra prossimamente, probabile. Però quello è un segnale distonico rispetto a quello che è stato il trend nell'ultimo decennio. Però, fortunatamente, questi segnali distonici sono fortemente compressi fino a quando ci sono le direttive europee, perché a livello europeo
anche lì ci sono delle congiunture politiche che cambiano. Adesso siamo in una congiuntura politica poco favorevole per i temi che ci stanno a cuore, perché la nuova Commissione e l'Europarlamento sono pervasi nella maggioranza dal concetto della competitività economica, una malintesa competitività economica, e quindi dicono tutto il resto è un lusso che non ci possiamo permettere. Dico tra parentesi, ma come si vuole competere con i salari dell'India e della Cina? Ma santi Dio, l'unica cosa su cui l'Europa può competere è la qualità ambientale. Insegnare al mondo la qualità ambientale nei processi produttivi, anziché accettare la sfida dei salari bassi. Potocnik questo l'aveva capito, e invece la nuova Commissione sembra non averlo capito, ma torneremo anche su questo. Tra le varie direttive europee, ce ne sono diverse, un'altra la citeremo più in là nel corso della mia esposizione, che è la direttiva di scariche, che forse è stata la direttiva più importante nell'evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti negli ultimi 15 anni, perché ha fatto costare di più lo smaltimento e quindi ha reso competitivo il riciclaggio e la raccolta differenziata. Un'altra direttiva importantissima, che sarà la più importante negli anni a venire, è la direttiva quadro, adottata nel 2008. Dice tante cose importanti, ne dice una che le riassume tutte quante, cioè l'Europa vuole diventare una Material Recycling Society, una società fondata sul riciclaggio. E qua, accidenti ragazzi, qua il gioco si fa interessante, no? Una società fondata sul riciclaggio, quindi chi come noi passa i pomeriggi a sentir parlare di spazzatura, perché ha questo interesse, no? Nella massimizzazione dell'uso delle risorse e quant'altro, dice, caspita, interessante, bene, bene così. E attenzione, questo non solo per il giusto ossequio all'istanza ambientale e ambientalista. Vediamo un po' qua, no, va bene, ci arriviamo dopo. Cioè, ovviamente la motivazione relativa alla sostenibilità ambientale è fondante, e noi la reclamiamo come fondante nella nostra passione per il riciclaggio, no? Noi, fin dei conti, se ci appassiona la raccolta differenziata e il riciclaggio, è perché riteniamo che questa cosa faccia bene all'ambiente. Ma non fa bene solo all'ambiente, perché in realtà, nell'interesse crescente da parte delle istituzioni europee su una massimizzazione dei percorsi di raccolta differenziata e riciclaggio, ci stanno altre istanze che stanno diventando ancora più potenti. C'è l'istanza economica, io più riciclo, più creo beneficio all'economia locale. C'è l'istanza occupazionale, i calcoli ufficiali, le figure ufficiali della Commissione europea a supporto del pacchetto sull'economia circolare parlano di 480.000 nuovi posti di lavoro semplicemente per l'introduzione dei nuovi obiettivi di raccolta differenziata e recupero, e questo anche senza computare tutto l'indotto nel design industriale, cioè le nuove professioni che si dovessero collegare a questi temi. E poi c'è un ulteriore tema che sta diventando il vero e proprio incubo e conseguentemente lo stimolo per i legislatori a livello europeo, che è il tema della crisi da scarsità delle risorse, approvvigionamento di materie prime. Seguitemi in questo ragionamento. Voi sapete che l'Italia, ma in generale l'Europa, è un territorio povero di materie prime. Noi siamo sempre stati un'economia di trasformazione, l'Italia più di tutti. È il motivo per cui, appunto, storicamente siamo riciclatori di vetro, ed è il motivo per cui in internet avrete visto girare dei filmati, no, dell'Istituto Luce, che in economia autarchica diceva a Milano si ricicla il 100%, e quello era rifiuti zero. Per quale motivo? Per garantire gli approvvigionamenti al sistema produttivo, non per fargli ambientalisti. All'epoca ambientalista non significava niente. Cioè, ambientalista è un termine che è nato, se vogliamo, a 1986 Chernobyl, forse prima, io che sono nato e cresciuto a Seveso, 1976 Seveso, no? Ritorniamo al tema degli approvvigionamenti di materie prime. Fino ad adesso noi, economia di trasformazione, siamo andati in altre parti del pianeta, abbiamo bussato alla porta, abbiamo bisogno di petrolio, abbiamo bisogno di metalli, terre rare, legno. Prendiamo e portiamo a casa. E adesso cinesi, indiani, brasiliani, russi, thailandesi, indonesiani, paesi del BRIC, no? Brasile, Russia, India, Cina, che si tirano dietro tutte le altre economie crescenti. Loro hanno detto, un attimo, calma.
Guardate che le nostre economie stanno crescendo e noi abbiamo bisogno di un quantitativo crescente di materie prime, per cui le risorse, e non solo nei loro territori, ma i cinesi stanno colonizzando tutta l'Africa, tutto il sistema minerario africano se lo stanno colonizzando i cinesi per garantirsi l'approvvigionamento di metalli e terre rare. Fatto sta che questo che cosa determina? Il fatto che ci si accorge che le risorse primarie, le materie prime, non bastano a soddisfare tutte le esigenze del sistema produttivo in prospettiva. E i territori più in crisi sono quelli poveri di materie prime, l'Europa più di tutti. E allora che cosa ha detto la vecchia e saggia Europa? Cerchiamo di passare da un'economia lineare, estrazione di risorse, trasporto dal luogo di estrazione al luogo di utilizzo, poi consumo e poi smaltimento, con due ordini di impatti, uno sull'estrazione di materie prime e l'altro sulla generazione di impatti dei materiali post-consumo, perché incenerisco e metto in discarica. Invece un bel taglio per passare a un'economia circolare, in cui i nostri materiali post-consumo, scarti o rifiuti secondo la terminologia in adozione, diventano nuovamente materie prime per approvvigionare il sistema industriale. Vi cito due cose dall'angolo economico e geopolitico e non dal punto di vista ambientale, per farvi capire ancora meglio come in questo momento economia ed ecologia stanno camminando mano nella mano, se riusciamo a sfruttare l'opportunità, perché poi c'è l'economia devastante, qua a Taranto ne avete degli ottimi esempi, ovviamente, però quella è un'economia che eredita situazioni scellerate di progettazione e gestione dal passato, no? La nuova economia deve cercare di diminuire gli impatti e di massimizzare l'efficienza nell'uso delle risorse. Fatto sta che le grandi società di consulenza strategica a livello mondiale sono quelle, no, che suggeriscono dove è meglio localizzare gli investimenti, hanno cominciato ad introdurre nella valutazione dei diversi territori anche la capacità di riciclaggio di quel territorio, perché una maggiore capacità di riciclaggio, una maggiore propensione al riciclaggio, anche definita nell'ordinamento legislativo, significa una maggiore indipendenza nell'approvvigionamento dei materiali che servono per far andare avanti il sistema produttivo. Secondo esempio, dal contesto globale al contesto locale. La Fiat due anni fa, per qualche giorno, dovette sospendere le linee di produzione perché mancava la plastica per fare i cruscotti delle macchine. E io vi potete immaginare quanto sbattessi la testa contro il muro perché pensavo a quanta plastica mandavamo in incenerimento in discarica. È una cosa pazzesca questa, no? Questo è un altro ottimo esempio del fatto che, appunto, la mancata indipendenza nell'approvvigionamento, che potrebbe essere garantita invece da un'economia di tipo circolare, poi determina di volta in volta, no, delle impasse, degli impalutamenti del sistema e non consente al nostro sistema produttivo di assicurare la propria viability, vitalità. Per dire, anticipo una cosa di cui forse poi parleremo anche verso la fine. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare di REVET? È quell'impianto in Toscana di Pontedera che usa gli scarti di lavorazione della plastica da raccolta differenziata e fa le scocche dei motorini della Piaggio con quegli scarti di lavorazione. Che una cosa, cioè, interviene su quella componente delle plastiche, quando noi facciamo la raccolta differenziata della plastica, noi diciamo plastica, è facile, no? Ma la plastica è HDPE, PET, LDPE, polipropilene, polietilene, PVC, eccetera, eccetera, eccetera. Negli impianti, nelle piattaforme CONAI, vengono selezionati i polimeri di maggior valore, normalmente HDPE, PET, PE, e poi c'è il cosiddetto materiale plastico eterogeneo, il cosiddetto plasmix, che ahimè in larga parte va in smaltimento, in discarica o in incenerimento. Circa un 40%, da questo è nata poi la leggenda, la plastica non viene riciclata. No, in buona parte viene riciclata. Poi ci sono delle impasse tecnologiche, alcuni non si pongono l'obiettivo di superare queste impasse tecnologiche, dicono va bene il plasmix, io lo smaltisco tramite inceneritore, lo dicono lo termovalorizzo, per me smaltimento è uno spreco di risorse, però va bene, va in incenerimento.
Altri dicono, beh, vediamo anche da queste plastiche eterogenee se ci si può ricavare qualcosa di buono come materiale. E ci sono queste tecniche di densificazione e estrusione che consentono di trasformare queste plastiche eterogenee in nuovi aggregati che appunto la Piaggio, che sta pure a Pontedera come Revet, poi trasforma nelle scocche dei motorini, le famose Vespa e bla bla bla. Ma voi pensate che la Piaggio lo faccia perché si vuole il bollino, siamo ambientalisti, così vendiamo più motorini? Ma mica per niente. Voi avete mai visto qualche concessionario di motorini che dice «Ah, questo è il motorino ecologico perché è fatto con le plastiche di riciclo»? No. La Piaggio lo fa per garantirsi l'approvvigionamento di plastica in una situazione in cui non si sa mai se domani il petrolio a livello mondiale sarà disponibile o meno. Loro invece hanno un contratto che gli garantisce che per N anni hanno plastica derivante dal riciclaggio della plastica, appunto, a quel determinato prezzo, e quindi possono fare un piano industriale che sia solido, sostenibile e non soggetto all'alea di quello che è l'approvvigionamento delle materie prime sui quadranti mondiali, sullo scenario internazionale e così via. Ma vi rendete conto di quanto sia importante questa cosa? Ed è una cosa che se riusciamo a combinarla bene con le nostre istanze, allora diventa devastante in senso positivo, diventa vincente, assolutamente. Per questo motivo, scusate, non l'ho detto in premessa e me ne faccio una colpa. Siccome questo vuole essere un seminario, io vorrei mantenere l'interattività del seminario, per cui se voi avete qualche cosa, osservazione o domanda da fare in qualunque passaggio della mia esposizione, fermatemi pure, ci sono previste anche delle sessioni di pausa, di domande, di risposte, di dibattito, ma se lo volete fare mentre intanto espongo, fatelo pure senza nessun problema. Bene, sulla base di quelle istanze che abbiamo appena visto, cioè sostenibilità ambientale, indotto occupazionale, beneficio all'economia locale, approvvigionamento di materiali al sistema industriale, nel 2014 la Commissione europea, ahimè quella precedente, fra poco capirete il motivo di quella ahimè, la Commissione europea ha pubblicato la proposta del pacchetto sull'economia circolare, appunto passare da un'economia lineare, estrazione, consumo, smaltimento, a un'economia circolare, consumo, riciclaggio, approvvigionamento, consumo, riciclaggio, approvvigionamento. Quali sono i contenuti di questo pacchetto sull'economia circolare sottotitolato Un programma rifiuti zero per l'Europa? Primo, obiettivo recupero materia al 70%. Attualmente a livello europeo abbiamo un obiettivo di recupero materia del 50%. E attenzione, è obiettivo di recupero materia, non di raccolta differenziata. Per cui va calcolato al netto degli scarti dei processi di riciclaggio e compostaggio. Quindi, se io devo arrivare al 70% di raccolta di recupero materia, devo attrezzarmi a fare l'80% di raccolta differenziata. Non è chiesto di farlo domani, eh? L'obiettivo è da conseguire al 2030. Però, insomma, per arrivarci al 2030 bisogna scaldare i muscoli adesso, evidentemente. Per gli imballaggi un obiettivo ancora superiore, l'80% di recupero materia. Per quale motivo? Perché la strategia di gestione degli imballaggi è sostenuta da quello strumento che si chiama responsabilità estesa del produttore, per cui ci sono anche le risorse economiche per sostenere programmi anche più ambiziosi, no? Poi, divieto di smaltimento per materiali compostabili e riciclabili al 2025. Niente deve finire più in smaltimento di quello che è compostabile e riciclabile. Un obiettivo di riduzione dello scarto alimentare del 30%, questo è un tema anche di portata etica, oltre a cominciare finalmente a dare identità al tema della riduzione degli scarti con degli obiettivi numerici. Noi, a dire la verità, speravamo, vi potete immaginare quanto siamo stati impegnati nella discussione preliminare e successiva alla pubblicazione del pacchetto sull'economia circolare. Noi volevamo un obiettivo di riduzione sul totale dei rifiuti urbani, non solamente sullo scarto alimentare. Abbiamo portato a casa questo, però... Vabbè, già quello va bene, sarebbe stato meglio anche sul totale dei rifiuti urbani. E poi l'obbligo di raccolta differenziata dell'organico al 2025. In realtà, già adesso la direttiva quadro, all'articolo 22, prevede la raccolta differenziata dell'organico, ma usa una formulazione che è un po' tartufesca, perché dice gli stati membri
dovrebbero incoraggiare, se appropriato, la raccolta differenziata dello scarto organico. Vi rendete conto che non ha nessun valore impositivo questa cosa? Eh? Dovrebbero incoraggiare, se appropriato. Chiunque può dire no, nella mia situazione non è appropriato. Quindi, Poi fortunatamente però noi sappiamo che l'obiettivo del 50% può essere raggiunto solamente se si fa anche la raccolta differenziata dell'organico, altrimenti solamente con carta vetro, plastica e metalli non ci si arriva a quell'obiettivo. Nel pacchetto sull'economia circolare c'è invece la proposta di modificare questa formulazione dell'articolo 22 della direttiva quadro da dovrebbero incoraggiare se appropriato in gli stati membri dovranno assicurare la raccolta differenziata dell'organico, quindi diventa impositivo. Il modo condizionale diventa modo indicativo ora, per riprendere il filo dei miei ragionamenti, che cosa sta succedendo su questo pacchetto? Diciamocela tutta, io vi ho già detto, ahimè, questo era stato proposto dalla commissione precedente. Voi sapete che da 2 mesi abbiamo la nuova commissione a guida Juncker, prima c'era Barroso, questo non fa tanto una differenza secondo me. Come commissario europeo all'ambiente abbiamo Vella, un maltese, prima avevamo Potocnik, sloveno, ma non è questo che fa la differenza. La differenza la fa il fatto che Potocnik aveva già capito tutto e la pensava come noi, e per questo ha fatto il pacchetto sull'economia circolare. Questo Vella è un soggetto di complemento. In realtà la Commissione adesso è dominata da Presidenza e Vicepresidenza, Juncker e Timmermans, e loro dicono tutto quanto deve fare riferimento alla primazia della competitività economica. Sapete che Juncker c'ha anche una fedina non penale, sì, ma anche penale in parte, no? Sapete che è stato implicato in quella cosa disdicevole, lui faceva da lobbista per le grandi multinazionali in Lussemburgo e quant'altro, robe di questo genere. Però al di là di questo, la nuova Commissione il 16 di dicembre è andata nell'Europarlamento a dire non vogliamo portare avanti il pacchetto sull'economia circolare. Noi lo sapevamo da prima, perché ci arrivano sempre i rumors, no? Le voci di corridoio, e abbiamo scatenato il fuoco di fila, per cui abbiamo fatto il tweeting virale, no? Facebook, Twitter, abbiamo fatto mandare lettere da 23 dei 28 paesi membri che hanno detto no, bisogna mantenere il pacchetto sull'economia circolare. Già questo fa capire che 23 dei 28 paesi membri hanno espresso supporto al pacchetto sull'economia circolare, vuol dire che questo è assolutamente cross-culturale, no? Cioè non fa parte solamente, non afferisce solamente a una certa cultura, una certa mentalità ambientalista, no, ma 23 paesi europei su 28 dicono è importante per sostenere la nostra economia europea. Ciò nonostante, la Commissione europea è andata all'Europarlamento, ma siccome non avevano lo stomaco di dire la vogliamo ritirare questa proposta perché non ci crediamo, no, perché in fin dei conti vogliamo ascoltare la voce delle lobby più retrive, sostanzialmente una lobby industriale che aveva detto no, poi perdiamo competitività sullo scenario internazionale, in realtà anche gran parte dell'industria, la stessa Unilever, che è uno dei più grossi attori industriali, ha detto no, noi abbiamo bisogno dell'economia circolare per massimizzare la nostra efficienza e proprio in questa maniera guadagnare competitività a livello internazionale. Allora che cosa è successo? Che Timmermans, quando è andato all'Europarlamento, non ha detto la ritiriamo e basta, no, ha detto, in dialetto, questo è dialetto, stiamo anche proponendo di ritirare la proposta esistente sulla economia circolare, e guardate la parte sottolineata, in modo da preparare un approccio più vasto e più ambizioso, che sia ancora più efficiente. Siccome lui non ha avuto lo stomaco di dire adesso noi lo inchiodiamo a questa dichiarazione, abbiamo già cominciato giorno per giorno. Allora, sta proposta più ambiziosa, quant'è? Quanto vuoi fare? Era il 70% prima di obiettivo. Facciamo il 90%? Facciamo il 110%? Al 130% siamo contenti. Guardate, al 130% siamo contenti. Insomma, avete capito che il 2015 noi lo spenderemo anche e soprattutto nel testare, no, la coerenza di questi soggetti con le loro stesse dichiarazioni. Ultimissimi aggiornamenti, qualche giorno fa l'Europarlamento ha votato su questa proposta della Commissione europea
e a larga maggioranza ha adottato tutta una serie di risoluzioni che chiedono alla Commissione europea di mantenere il pacchetto sull'economia circolare. Quindi a questo punto è diventata una questione anche di democrazia istituzionale, cioè può un gruppo di eurocrati riuniti nella Commissione fregarsene dell'Europarlamento, che è l'espressione del voto democratico di 500 milioni di europei? Secondo me non può, oltre che della posizione di 23 paesi membri su 28 e quant'altro. Però sapete che le cose sono un po' complicate a livello di istituzioni europee, c'è la cosiddetta trilaterazione, Europarlamento, Commissione, Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, e dovremmo cercare di essere efficaci, su questo stiamo testando le nostre abilità. Bene, a questo punto questa è la valutazione di scenario, no? In che cosa si inserisce la proposta rifiuti zero? Intanto ditemi se avete qualche domanda su questa prima parte, se no intanto adesso andiamo a vedere come funziona Rifiuti Zero, quali sono i principi operativi di Rifiuti Zero. Vado avanti, dai, poi allora tanto avremo poi spazio per il dibattito. Prego. Un attimo. No, perché c'è la registrazione. Ah, okay. Sì. Nome e cognome, sì. Così per il sono nostro... Giovanni Vianello, da Taranto. Allora, per l'economia circolare penso sia appunto quello che è il futuro, cioè dovremmo andare all'economia del futuro. Per tutti quei processi produttivi che però diciamo hanno difficoltà a trasformarsi in economia circolare, penso appunto alla produzione di acciaio che ha necessità di materie prime che non sono neanche presenti in Italia, quando si tratta di altoforni come quelli di Taranto parliamo di minerali che sono in Sud America per esempio, o di carbone che non ne abbiamo anche quello, cioè hanno quindi futuro secondo te a lungo termine questo modello produttivo? Beh, basato su consumi di risorse che ovviamente non sono né locali e che non puoi riciclare, perché i minerali non li puoi riciclare, puoi riciclare l'acciaio ma non i minerali o il carbone. Allora, anzitutto, come premessa metodologica, voi avete intuito che la rifiutologia è un territorio sterminato, no? Uno dovrebbe essere tuttologo per conoscere in dettaglio tutti gli angoli possibili di intervento. E devo dire la verità, io che ho 25 anni di esperienza lavorativa, più 5 anni, i 5 anni che avevo quando ho cominciato a lavorare, quindi ho 30 anni, mi sto sentendo nuovamente giovane, no, a lavorare su Rifiuti Zero, perché quotidianamente io mi trovo ad affrontare dei nuovi temi, dei nuovi problemi, delle nuove criticità rispetto alle quali cerco delle soluzioni. Provate a immaginare una comunità che arriva al 90% di raccolta differenziata, apre il sacco del rifiuto residuo e dice: bene, mi è rimasto questo, questo e questo, cosa si può fare? Io non posso più far niente, proviamo a chiamare i produttori di questi materiali, perché loro, poi vedremo qualche bellissimo esempio da questo punto di vista. Con questa premessa metodologica, cioè che la rifiutologia è un territorio sterminato e si connette in maniera potente, no, con l'ingegneria industriale, l'economia, la sociologia, eccetera, 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 rimane il principio però, cioè che in ogni processo produttivo l'ambizione è quella di minimizzare progressivamente lo spreco. Poi in alcuni processi produttivi è più semplice, classicamente gli imballaggi, no? Dice: io ti chiedo di ridurre progressivamente gli imballaggi e di conformare il tuo design industriale a questo obiettivo di riduzione progressiva degli imballaggi. In altri settori è meno facile, ma non è impossibile. Tenete presente che il concetto rifiuti zero in realtà è nato nel mondo industriale, non nel settore della gestione del rifiuto urbano, ma è nato nel mondo industriale. Ci sono dei grossi player a livello internazionale, tipo la Xerox, la Toyota e quant'altro, che hanno conformato i propri processi produttivi ai principi ispiratori rifiuti zero per un semplice motivo, quello di efficientamento dei processi produttivi, perché produrre meno scarti significa spendere di meno, sia in termini di smaltimento, sia in termini di approvvigionamento di materie prime. Quindi io penso che ci siano dei settori che siano più lenti, abbiano un'attitudine intrinseca più lenta all'evoluzione, ma questo non significa che non sia possibile questa evoluzione. Io poi devo dire, sinceramente, io non sono un esperto di altiforni, però già aumentare il tasso di riciclaggio, estendendo il concetto di una responsabilità industriale anche in quel settore, per me sarebbe già una cosa importante. Ci mancherebbe. Allora, andiamo avanti. Allora, a questo punto, come opera Rifiuti Zero? Come opera Rifiuti Zero?
Voi conoscete, penso, le famose tre R, no? Reduce, reuse, recycle, riduci, riusa, ricicla. Conoscete quella bellissima canzone di Jack Johnson? Reduce, reuse, recycle. Compito per casa. Andate in YouTube, ci sono dei bellissimi video di Jack Johnson che canta anche con gli gnometti, con i bambini. Reduce, reuse, recycle. Ha un testo stupendo. È un rap fancheggiante. E quindi anche genera entusiasmo e in poche strofe sintetizza, no, i principi del fatto che bisogna ridurre, riutilizzare e riciclare. E la musica, il jingle della 3, no? Three is the magic number, è quella canzone lì. Peccato che la canzone originale è molto meglio ed ha un testo spettacolare. Va bene, riduce, riusa, ricicla. È stato un po' il mantra, no, che ha governato le nostre intenzioni, le nostre politiche di gestione dei rifiuti negli ultimi decenni. Sostanzialmente è la spina dorsale delle strategie europee. Poi le strategie europee ad oggi cosa dicono? Avanza del rifiuto residuo e questo va smaltito in condizioni di sicurezza. Poi dicono magari recuperi un po' di energia, quindi incenerimento convenzionale o non convenzionale, gassificazione o cose di questo genere. In realtà rifiuti zero è qua che fa intervenire la quarta e più importante R, perché dove c'è del rifiuto residuo bisogna intervenire con la riprogettazione del sistema. Quindi il fatto che noi diciamo rifiuti zero non può includere l'incenerimento, non può includere qualunque tipo di trattamento termico. Primo, perché è uno spreco di risorse. Se posso condividere con voi un'immagine. Siccome mi capita spesso, 25 anni di lavoro, noi poi che abbiamo introdotto la raccolta differenziata porta a porta, il compostaggio e quant'altro, veniamo individuati come soggetti autorevoli, credibili, siamo ricercatori. A me piace definirmi anche attivista, ma sono soprattutto un ricercatore. E allora ci capita di andare in tutti questi convegni in cui c'è la contrapposizione di diverse visioni di come bisogna gestire i rifiuti. Allora una volta a uno, peccato che non c'ho un taglio più grosso. Beh, c'ho 20 franchi svizzeri, perché siamo andati l'altro giorno a Ginevra a presentare il programma per la raccolta differenziata. Abbiamo fatto noi italiani, non i tedeschi, è il programma di raccolta differenziata di Ginevra. Ma uno che continua a dire, ma sì, ma noi poi possiamo recuperare energia, va bene. Io ho detto, guarda che anche questo brucia bene, anche questo brucia bene. Ma tu recupereresti energia da questa cosa qua? Perché a volte, di fronte all'affermazione catatonica, recupero energia, gli devi far capire con immagini estreme che è sempre meglio utilizzarlo come materia che individuarlo come una fonte di energia, questa cosa. Tra l'altro con un'efficienza media. Sapete quella che è l'efficienza media dell'incenerimento a livello europeo? 21% circa, 21%. Una centrale a carbone è molto più efficiente dal punto di vista energetico. Poi noi invece siamo per l'energia rinnovabile, perché ci sia un ricorso crescente all'energia rinnovabile. Però dal punto di vista dell'efficienza energetica è molto meglio usare carbone che incenerire i rifiuti allo stato attuale delle cose. Va bene, ad ogni modo, rifiuti zero non si arrende all'idea che ci sia del rifiuto non riciclabile, non riutilizzabile, non compostabile, non riducibile, e vuole far intervenire il concetto della riprogettazione. Proprio per questo non può accettare che ci sia una rigidità impiantistica, una rigidità infrastrutturale. Il problema è che quando c'è un inceneritore c'è la necessità di alimentarlo, e se no il bambino c'ha fame, no? E allora ho bisogno di rifiuti. L'inceneritore è un impianto monovocato, può trasformare rifiuto indifferenziato in calore, e quel calore in parte viene trasformato in energia elettrica. Invece noi vogliamo un sistema in cui questo rifiuto indifferenziato che avanza diventi oggetto di interesse e di attenzione per il prossimo ciclo dell'economia circolare, no? In cui noi lo facciamo diventare progressivamente anche quello materiale riutilizzabile, riciclabile, compostabile, riducibile, o con azioni che sono nella responsabilità della comunità, perché magari aprendo il sacco di rifiuto indifferenziato mi accorgo che c'è ancora tanta carta dentro. Allora lì, prima ancora che chiamare l'industria, dico, miglioriamo la raccolta differenziata a livello comunale, facciamo una migliore campagna informativa, no? Sia a livello della comunità, sia a livello della responsabilità industriale, perché quando ci sono ad esempio poliaccoppiati o plastiche difficilmente riciclabili, si va a picchiettare sulla spalla della produzione industriale e gli si dice, scusa, ti puoi prendere responsabilità di questa cosa? Fra poco vedremo l'esempio
che ha reso un'altra delle cose che ha magnificamente fatto il centro di ricerca di Capannori, l'esempio delle capsule da caffè. Va bene. Quindi come si tramuta poi questo in un'agenda di lavoro? Cosa devono fare i territori, le municipalità? Ci deve essere raccolta differenziata domiciliare e deve includere la separazione dell'organico. Ma noi non siamo avvocati per la raccolta differenziata dell'organico. Poi facciamo una bella presentazione spin-off, c'è una vastissima prateria di considerazioni da fare sul porta a porta. Ma quanti tabù abbiamo abbattuto? Il più bello, in senso storico, è stato il fatto che il primo comune che superò il 90% di raccolta differenziata è stato, lo sapete? Rofrano, provincia di Salerno. Non Stoccolma, non Oslo, non Washington, Londra, Edimburgo, Rofrano, provincia di Salerno. Certo, un comune piccolo, 2.000 abitanti, senza pendolarismo, è facile per il sindaco, no? Cumà, fai bene la raccolta differenziata, eh? Quindi un contesto particolare, ma rimane il fatto che il primo comune che ha superato il 90% è stato un comune ben al di sotto di Napoli. E questo abbatte il tabù, c'è una propensione culturale alla raccolta differenziata. Un'altra cosa che mi piace tra il serio e il faceto condividere con voi. Incontro il sottosegretario inglese all'ambiente, pratica responsabile sul piano nazionale di gestione dei rifiuti. We are not Germans, non siamo tedeschi, non potremo mai fare la raccolta differenziata. Io ero preparatissimo su questo, perché era la stessa cosa che ci dicevano nel 1993 quando introducemmo il porta a porta a Bellusco. Guardi, gli dico, guardi che noi, con rispetto parlando, perché lì è tutto lei, no, sua maestà, eccetera, con rispetto parlando, ma anche a noi nel 93 dicevano non siamo tedeschi. E abbiamo dimostrato che non c'è bisogno di essere tedeschi, si possono fare tranquillamente anche in Italia certe cose. Poi hanno cominciato a dirci, ma il nord Italia è una cosa e il sud Italia è un'altra. E gli citai Rofrano, no? Dice Rofrano, gli citai Salerno. Alla fine gli dissi, e poi dopo averlo lavorato ai fianchi, l'uppercut finale, no? Ma volete aspettare che parta la Nigeria prima di partire voi in Inghilterra? Allora lui colto nell'orgoglio, no. We will do it, lo faremo anche noi, lo faremo pure noi. Ogni tanto bisogna essere immaginifici nei colloqui per fargli capire, accidenti, dai, basta impantanarsi con queste cose qua. D'altronde c'era chi diceva giustamente, ma quanto ci vuole a trasformare un italiano in uno svizzero? Bastano 5 secondi, gli si fa passare la linea di confine, perché è il contesto quello che crea i comportamenti. La raccolta domiciliare è il contesto che crea il comportamento della massimizzazione dei recuperi. E quello è il contesto, al nord come al sud. Anche in Sicilia si dice, attenzione, perché poi i numeri sono malandrini. E sui numeri ci dicono, la raccolta differenziata d'Italia evolve, ma il sud è ancora arretrato. Ma c'è sud e sud, come c'è Italia e Italia, come c'è Europa ed Europa. Le medie nascondono tanti di quei dettagli preziosissimi. La Sicilia, che è l'ultima regione d'Italia per raccolta differenziata, circa un 5% miserrimo di raccolta differenziata. Ma non è che in ogni comune della Sicilia fanno il 5% di raccolta differenziata. È che loro, la media regionale aumenta dell'1% all'anno, ma quell'1% in più significa non che in tutti i comuni fanno l'1% in più, semplicemente che quasi tutti rimangono al 3-4% di qualche campana per il vetro. E poi c'è Busetto Palizzolo, Zafferana Etnea, come si chiama, porco cane, quello dove fanno la raccolta con i ciucci, Castelbuono, eccetera, 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 che introducono la raccolta differenziata domiciliare e sono arrivati al 70-80% di raccolta differenziata, al nord come al sud, al nord come al sud. Ok, quindi raccolta differenziata domiciliare incluso l'organico. Poi le pratiche di riduzione che sono a livello di responsabilità della singola comunità. Parlando di riduzione, uno dice gli imballaggi e quello è responsabilità industriale. Sì, prima di quello ci sono delle cose che sono immediatamente adottabili a livello di singola comunità e le vedremo fra poco. La tariffazione puntuale, introdotto il porta a porta e fatto sedimentare il risultato, l'altro piccolo grande balzo è la tariffazione puntuale. Guadagni un altro 15% tipicamente mediamente di raccolta differenziata. L'analisi del rifiuto residuo. Ecco, se io dovessi dire qual è la cosa più importante, è la cosa che raccoglie lo spirito di rifiuti zero, è l'analisi del rifiuto residuo.
È strano, no? Sembra un paradosso. Cioè, la cosa più importante in rifiuti zero è proprio quello che non viene recuperato. Sì, perché è lì che sta il peccato mortale, no? Allora voglio aprire il sacco e vedere che cosa c'è dentro e quali sono gli spazi di ulteriore azione. In quella ottica, in quella metodologia, no? Di approccio circolare, di riprogettazione continua del sistema per la massimizzazione progressiva dei risultati. E poi questo mi serve anche per generare il feedback, cioè il messaggio alla produzione industriale dicendo guarda, quello che devo fare io lo faccio io, però poi ci sono delle cose che dipendono da te, ci sono dei materiali che non sono riciclabili, cambia i tuoi processi produttivi adottando più materiali riciclabili. In questa direzione in fin dei conti vanno anche le direttive europee, cioè c'è un'adozione crescente nel concetto della responsabilità estesa del produttore, anche la direttiva sui veicoli a fine vita, è chiaro che lì allora uno cerca di rendere più riciclabili, fare anche magari una fidelizzazione del cliente, cioè tu mi riporti il veicolo a fine vita e io ti vendo il nuovo scontandoti, perché da quello riesco a recuperare i materiali perché ho usato materiali riciclabili, no? Quindi interni anche che siano riciclabili e così via. Va bene, andiamo avanti, poi faremo qualche esempio concreto di queste cose. Queste sono le azioni che si possono implementare immediatamente a livello di singola comunità. Prima di aspettare il Messia, no, l'industria, deve, ma noi che possiamo fare? No, noi come comunità possiamo già fare queste cose. La promozione del compostaggio domestico. L'ecofeste e l'ecosagre, cioè un regolamento comunale sugli eventi sostenibili. Perché devo usare l'usa e getta? Uso il piatto riutilizzabile o al limite quello compostabile. Poi il riutilizzabile è chiaro. Può essere di ceramica, se ci sono i bambini è meglio che siano di plastica rigida, perché sennò se li danno in testa quelli di ceramica, oppure li buttano per terra per vedere il rumore che fa la ceramica quando si rompe. E fatto sta che si può tendere a minimizzare, già sono centinaia i comuni in Italia che hanno adottato questo tipo di regolamenti. L'acqua dal rubinetto, voi avete già capito che io sto crepando di sete, ma io quella non la toccherò, non la toccherò, perché me l'hanno messa come provocazione, perché poi lì dicono, ecco qua Favoino mentre prende l'acqua dalla cosa. No, al di là degli scherzi, io ormai c'ho un groppo in gola, non riesco a berla. Facciamo una pausa, senz'altro, va bene, siete d'accordo? Sì, per acclamazione, bene, bene. Va bene, l'acqua dal rubinetto, quindi andrò al rubinetto a bere l'acqua. E ecco. Sì, o in vetro, no, ma poi anche la plastica riciclabile, sì, se c'è la raccolta differenziata, io però preferisco, cioè, se c'è, esatto, se c'è acqua potabile, qua non mi sembra che abbiano chiuso gli acquedotti, non sono stati chiusi gli acquedotti a Massafra, io parlavo con gli sloveni, la Slovenia sta diventando un'altra delle nostre punte di diamante, il ferro di lancia della strategia rifiuti zero. La prima capitale mondiale ad aver adottato una strategia rifiuti zero è stata Lubiana. Ed è una cosa di cui vado orgogliosissimo. Avevano il piano per l'inceneritore, li abbiamo portati a Treviso a vedere la raccolta differenziata a Treviso, li abbiamo portati a Padova a vedere gli impianti di trattamento del rifiuto residuo alternativi all'inceneritore. Noi hanno detto, noi vogliamo fare questo. A settembre eravamo al Parlamento sloveno a ufficializzare l'adozione della strategia rifiuti zero da parte di Lubiana e gli altri tre primi comuni che in Slovenia. Perché vi citavo la Slovenia? Perché loro hanno dell'acqua buonissima, paese alpino, e vogliono andare i francesi a prendergli l'acqua, imbottigliargliela e venderla. Loro dicono, ma scusate un attimo, è nostra quest'acqua, no? Vabbè, qua si attaccano tanti altri ragionamenti. L'acqua dal rubinetto. Ecco, una cosa che si sta diffondendo, e su questo c'è oggettivamente un ritardo ancora nel sud, anche se forse c'è già qualche iniziativa pilota, le case dell'acqua, ne avete sentito parlare? Siete a conoscenza di qualche comune in Puglia che ha adottato la casa dell'acqua? Ah, bene, a Martina Franca, poi? A Bari, benissimo. Benissimo, bene, bene, bene. Buone notizie, buone notizie. Perché? Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, c'è una piccola mozione in dissenso, prego. Dai, Vito. Non sono d'accordo per il semplice fatto che c'è il costo per l'acqua, nel senso che sì, l'acqua naturale la danno gratis, quella gassata la danno 5 centesimi al litro, e quindi se noi teniamo in considerazione che è un'acqua che è pubblica e dell'acquedotto, che noi pagheremmo
un euro per metro cubo, quindi sì, per millilitri, immagina quanto possa essere il ricarico se la fanno ma pagare 5 centesimi. Ma ci mancherebbe, però questo non è generalizzato, questo approccio. In alcuni comuni è così, al nord è gratis anche quella gasata normalmente. Ma noi abbiamo le teste di ferro, le chiamiamo capi di ferro. Guardate, in linea di principio la casa dell'acqua non dovrebbe neanche essere necessaria, perché uno se la prende a casa, no? Però la casa dell'acqua in realtà è stato un ottimo strumento per promuovere un nuovo comportamento nell'uso dell'acqua, perché sostanzialmente i comuni dicono al cittadino: guarda, tu ti puoi prendere, anche qua piccolo aneddoto, nelle nostre reti internazionali, ambientaliste, European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, c'era chi diceva: ah, guardate, stiamo installando le prime case del latte in Slovacchia. E io li ho applauditi per 5 minuti, poi ho detto: ah, guardate che noi, oltre alle case del latte, abbiamo cominciato ad adottare anche le case dell'acqua. Ah, dici, interessante questa cosa. E ho detto: beh, guardate, c'è l'acqua semplice, c'è l'acqua gasata. Bella questa cosa, interessante. Poi mi mandano un'altra email e dicono: ma scusate, capiamo l'acqua gasata, ma l'acqua semplice? E ho detto: bravi, è esattamente così, l'acqua semplice è esattamente la stessa che loro possono avere a casa, però non lo sanno. La casa dell'acqua è il modo per attirare l'attenzione, e dicono: caspita, ci danno l'acqua gratis. Dopo un mese gli mandi una bella lettera a firma del sindaco dicendo: ti è piaciuta l'acqua? È la stessa che puoi avere a casa, la stessa identica che puoi avere a casa. Insomma, secondo me funziona bene. I pannolini, per uno come me che ha avuto 4 volte la gioia nella vita di essere padre, sapete quanti pannolini e pannoloni ci sono nel rifiuto urbano? A casa mia molti di più di quello che vi sto per dire, però in media sono il 5% del rifiuto urbano. Fate un breve calcolo: le comunità che arrivano al 90% di raccolta differenziata, se non agissero sul pannolino, avrebbero la metà del rifiuto residuo costituito da pannolini e pannoloni. Ecco l'importanza. Infatti, i programmi rifiuti zero subito si pongono il tema dell'attenzione a come ridurre l'ammontare dei pannolini. Tra l'altro, proprio l'ultimo anno è forse stata una delle direttrici principali del mio impegno, pannolini e pannoloni. Noi per il momento stiamo promuovendo soprattutto quello riutilizzabile, lavabile. Poi, siccome noi non vogliamo essere nazisti, io fino adesso non ho detto: ah, bisogna rinunciare, no? Mettiamo il saio, no? No, non abbiamo detto questo. Noi vogliamo che ci sia un consumo consapevole e che la gente si interroghi, oltre che su quello che è il prezzo migliore, anche su quelli che sono gli effetti poi di una scelta piuttosto che dell'altra. Ma soprattutto su pannolini e pannoloni noi vogliamo convincere e non imporre, perché imporre è sempre il modo peggiore per ottenere il consenso alle strategie che si vogliono portare avanti. Fatto sta che dai calcoli che abbiamo fatto sulla composizione del rifiuto residuo, ad esempio a Capannori, ci siamo accorti che c'è circa un 60% delle famiglie che hanno adottato il pannolino lavabile, 60%. Noi vogliamo convincere l'altro 40%, che è fatto di pendolari che tornano a casa tardi la sera, coppie non molto solide in cui quindi anche il pannolino diventa fattore di litigio: marito, moglie, lo lavi tu, non lo lavi tu, non lo lavi, la volta scorsa l'ho lavato io. E tra moglie e marito non mettere il pannolino, quindi, no? Allora, però ad esempio, quello a cui stiamo pensando adesso, quello che già fanno a Bologna nel circuito delle scuole dell'infanzia, che c'è la cooperativa Lavanda, loro vanno a prendere i pannolini sporchi, li lavano in maniera centralizzata e li restituiscono lavati. Istituire un circuito analogo per il circuito delle famiglie. Tu tramuti un costo di smaltimento nella remunerazione di posti di lavoro. E tutto questo c'è se c'è economia circolare, se c'è riprogettazione del sistema. Volete un'altra piccola digressione? Pannolino, poi l'altra potenziale strategia per affrontare il tema del pannolino è il pannolino riciclabile o il pannolino compostabile. Provate a immaginarvi, quando nel 93 abbiamo iniziato i primi circuiti di raccolta domiciliare utilizzando i sacchetti biodegradabili, che è una delle specificità del sistema italiano, ed è quella specificità che assieme ad altri accorgimenti lo rende più performante rispetto ai sistemi centroeuropei di raccolta dell'organico. E una delle prime cose che ho detto a me stesso è stato: ma caspita, plastica biodegradabile, sostituiamo il polietilene nel pannolino c'è cotone e altro materiale compostabile che è inutile che sto a specificare cosa sia, e poi lo mandiamo all'impianto di compostaggio. Mi sono imbattuto subito in due problemi. L'ossido di zinco nelle creme dermoprotettive, le paste fisse hanno fino al 50% di ossido di zinco e lo zinco è considerato un inquinante del compost.
Il superassorbente, il policriato di sodio, è quel gel che assorbe l'acqua e si gonfia, e quello non è compostabile, no? E quindi adesso stiamo ragionando su come sostituire le pomate con l'ossido di zinco e su che cosa fare del superassorbente. Ma perché c'è tutta questa riprogettazione, questa inventività? Perché noi vogliamo fare a meno dell'inceneritore. Non a caso il prossimo impianto di riciclaggio Pannolini, che farà la FATER, la Procter & Gamble, è la sussidiaria italiana della Procter & Gamble, il più grosso produttore a livello mondiale di pannolini e pannoloni, lo faranno nel territorio del Consorzio Contarina, che è il nostro distretto campione mondiale di pratiche rifiuti zero. Perché? Perché non hanno l'inceneritore. Se ci fosse un inceneritore, dove sta il problema? C'è l'inceneritore, mando i pannolini all'inceneritore. Invece l'inceneritore non c'è e quindi riprogetto il sistema. Rendete conto che è un'alternativa in termini, c'è una contraddizione in termini tra avere un inceneritore e adottare una strategia rifiuti zero. Vediamo se ci possiamo fermare qua. Sì, bene, dai, poi riprendiamo con la raccolta differenziata. Facciamo 10 minuti di pausa, eh?